Volo, ci sta spaccando. Perfetto, settima edizione del film a Milano, siamo qua in compagnia con una giovanissima e bellissima Greta Rei. Greta, raccontaci un attimo come stai impostando la tua carriera da cantante. Allora, ciao a tutti, che piacere, è veramente un piacere fare questa intervista con voi. Allora, tutto è iniziato quando avevo 15 anni più o meno, ho iniziato proprio a frequentare lezioni di canto, poi vabbè, comunque ho sempre cantato fin da piccola, mentre dal 2017 appunto ho una produzione discografica con MMG Train Production, saluto i miei produttori Max e Martin. Niente, sono al quarto singolo, adesso c'è il tour estivo, sarò in tutta Italia, molto probabilmente anche all'estero. Ho già fatto 3 tappe, una in Sicilia, 2 a Milano, adesso sarò in Toscana, in Calabria, in Emilia Romagna, insomma un po' dappertutto. E niente, adesso ci sarà questo tour, riproveremo con Sanremo Giovani a gennaio e febbraio e speriamo vada tutto bene. Una domanda per chi non ti conoscesse, dato che ti sei affacciata, poi sei giovanissima, qual è il tuo stile musicale, a chi ti ispiri? Allora, io adoro la musica, adoro qualsiasi genere, per me la musica è vita. So che è semplice da dire la musica è vita, ma per me è così, mi ha aiutato e mi aiuta tutt'oggi nei momenti no. E insomma, diciamo che il mio genere è un pop inglese cantato in italiano. Seguo molto James Blunt come stile, adoro James Blunt, ma adoro Vasco Rossi, cioè io farei anche un bel rock molto, molto, molto alla Vasco, quindi seguo un po' tutti i generi comunque. Quindi al di là dell'apparenza angelica, biondo, che azzurri, c'è un'anima rock. Sì, un po' vaschiana, sì. Infatti a giugno vado a vedere Vasco. Love. E un'altra cosa, Greta, quanto conta essere anche bella, oltre che brava, in questo ambiente? È un vantaggio o uno svantaggio? Allora, secondo me può essere un vantaggio, essere comunque di bella presenza, avere una presenza abbastanza buona, insomma. Ma secondo me le cose fondamentali di un artista o comunque di una modella, di un'attrice o uno che vuole intraprendere il campo artistico è la determinazione e credere sempre nelle proprie capacità e puntare sempre in alto e seguire il proprio sogno. Queste sono secondo me le cose basilari di un artista o di qualsiasi persona anche. Ultimissima cosa, utilizzi i social network? Se sì, se ci dici quali sono e quanto sono importanti per la tua carriera? Importantissimi. Io gestisco i social la maggior parte del tempo nelle mie giornate. Sono su Facebook, Instagram. Allora, Facebook Greta Rei Model and Singer, Instagram Greta Rei Official, il mio sito ufficiale è www.gretarei.com, mentre il mio canale YouTube Vevo è Greta Rei Vevo. Li reputo veramente veramente importantissimi, io pubblico un post al giorno, appena riesco cerco di rispondere ai miei followers, che però sono tanti, quindi faccio un po' fatica, però mi impegno nel farlo perché comunque è anche grazie a loro che ho raggiunto determinati traguardi. Quindi ci tengo particolarmente, appena riesco, loro lo sanno. Allora, un saluto ai lettori e agli ascoltatori di Ultima Voce. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori e lettori di Ultima Voce. Grazie mille. Grazie.